Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, mamma mia ragazzi, com'è questo pass battaglia della stagione 6? Forza, ditemi un pochettino qual è la cosa che vi piace di più di questo nuovo battle pass. Secondo me, ragazzi, è veramente veramente interessante come Epic Games abbia deciso di strutturare questa nuova season, come abbia deciso di modificare parti della mappa anche meno visibili, come ad esempio la casa dei supereroi, la casa che c'è nel bosco blaterante, alcuni negozi sparsi in giro e tanti piccoli dettagli ed elementi che ci fanno capire che questa season, ovviamente anche grazie all'arrivo della festività di Halloween, sarà una delle season più interessanti che avremo il piacere di giocare sul nostro Fortnite. Ma ovviamente, ragazzi, il mio team di leakers non mi abbandona, non mi abbandona, e quindi sono sempre pronti anche per voi per trovare le notizie, quelle fresche, quelle fresche, quelle che vengono su con le cose fresche. Abbiamo scoperto della roba interessantissima riguardante una nuova modalità, un nuovo oggetto e anche il futuro del cubo, ragazzi. Quindi mettetevi belli belli comodi, mi raccomando, lasciate un bel like se ancora non lo avete fatto e iscrivetevi in tantissimi al canale per rimanere sempre aggiornati su Fortnite. Vi faccio vedere un'immagine, vi faccio vedere un'immagine, ragazzi. Guardate un pochettino, intanto è tutto bloccato sotto, ce ne siamo accorti solamente adesso, non ce ne frega altamente. Lasciamola andare la nostra Cavity Jane. Siete pronti? 3, 2, 1. Rungalda! Guardalo qua, prof. C'è la telefonatina della PAMI che chiama quando deve chiamare. Ragazzi, guardate, queste sono delle cartelle, sottocartelle trovate nella modalità 50 versus 50, e vuol dire che arriverà, ragazzi, una nuova, nuovissima modalità prestissimo su Fortnite. Si parla, secondo me, di pochi giorni, ragazzi. La modalità si chiama Size, io non so come Size, penso che si pronunci Size, ed abbiamo capito, ragazzi, che è una modalità tipo ruba bandiera. Avevamo già visto qualcosa qualche mese fa, ma non era ancora stato ufficializzato niente. Quindi probabilmente stavano semplicemente facendo delle prove per poi inserirla in questa season. Guardate un po', ragazzi, guardate un pochettino che cosa vi faccio vedere. Sdang! Questi ragazzi sono i file proprio dedicati alla modalità. Ed infatti, ragazzi, se noi andiamo a guardare la prima riga, leggiamo Athena Size Pack.wasset, così come anche la seconda. Ma la terza riga, ragazzi, è quella che ci fa capire che si parla di backpack perché appunto è citato nella terza riga. Quindi, ragazzi, un mix, diciamo, tra l'evento, quello che è arrivato High Stakes al termine dell'estate, dove c'era il lama di diamante che ti potevi mettere come backpack. Qua probabilmente in questa modalità bisognerà portare a destinazione un particolare backpack che verrà droppato a caso, secondo me, dopo pochi minuti dall'inizio della partita nelle 50 versus 50. E qua bisogna capire una cosa, ragazzi, se è una nuova modalità di gioco o se è un'introduzione per variare un pochettino le 50 versus 50. Mi spiego meglio. Potrebbe essere anche che non è per forza obbligatorio che sia l'ultimo a rimanere in vita, o comunque l'ultimo team dei due. Magari se un personaggio, se un giocatore dei due team riesce a portare in un determinato punto questo determinato backpack, potrebbe magari dare la vittoria alla squadra, anche se sono in inferiorità numerica. E ci sta di brutto, perché qua
diciamocelo ragazzi, molto spesso succede che purtroppo nelle 50 verso 50 o siamo in un team fortissimo o siamo in un team scarsissimo. È difficile che becchi team bilanciati, cioè o vinci di devasto o perdi di devasto. Quindi dare una seconda chance, secondo me, è una figata, è una bella cosa che sono contento di avervi fatto vedere, che sicuramente continuerò a tenere qui aggiornato per voi sul canale. Ma andiamo avanti ragazzi, prot, così, senza paura, senza inganno. Questo ragazzi è un nuovo oggetto, dico nuovo tra virgolette, perché è un oggetto che in realtà già esiste su Fortnite, esiste su Save the World. Ma la cosa particolare è che questi file di gioco sono stati trovati nel Battle Royale. Quindi come mai hanno deciso di inserirli nel Battle Royale? Probabilmente perché vorranno provare ad inserire questa nuova trappola, ragazzi. Si tratta di una trappola. E secondo me, ragazzi, ci sta tantissimo che inseriscano una nuova trappola. Alla fine ne abbiamo solo una. Han tirato via i buttafuori, magari per sostituirli proprio alla trappola che si chiama Ceiling Freeze. In poche parole ragazzi, è la trappola che ti ghiaccia. È una trappola, come già vi dicevo, presente su Save the World e ha la particolarità di emettere un gas congelante che per qualche secondo blocca i nemici, dandoci quindi proprio li blocca, li frizza, dandoci la possibilità di devastarli con grande prepotenza. Qua ragazzi andiamo a leggere nei file di gioco come c'è scritto. Ceiling Freeze, la prima riga in alto è quella proprio dedicata alla trappola. La seconda è Floor Freeze, quindi sappiamo che la trappola è una trappola da pavimento e gela chiunque si passi sopra. Però la particolarità è che si può anche mettere sui muri, cosa che sembra che non mi sembra che si possa fare su Salva il Mondo. Wall Freeze è la terza riga che ci suggerisce appunto che la trappola può essere attaccata anche ai muri. E se scendiamo vediamo che c'è anche la riga relativa al Trap Ice Low Friction, che vuol dire in poche parole dovrebbe essere la velocità con cui il gas esce e congela. Quindi io mi chiedo, la trappola congela o la trappola rallenta? Staremo a vedere. Ma la trappola ragazzi, prot, è questa qui ragazzi. Dovrebbe avere come rarità epico, si dice, poi vediamo, ovviamente ci potrebbero stare dei cambiamenti. È una trappola praticamente che è già presente, come vi anticipavo prima, in Save the World, e quindi chi l'ha già provata sa benissimo come funziona. Ma ragazzoni, guardate un po' che cosa è stato trovato dai miei data miner. Prot, questo Xyuder, dai, io ti ho sopportato fino adesso Xyuder, però non puoi continuare a mettermi i codici. Sì, sì ragazzi, vi metto i codici, perché ragazzi questi sono dei file relativi all'accrescimento del cubo, cioè il cubo si ingrandirà ragazzi. BP Growth vuol dire ingrandirsi, ed è incredibile perché vediamo che oltre ad ingrandirsi il cubo si ingrandirà anche tutta la nebbia che c'è intorno a lui. Quindi GG raga, incredibile, sappiamo che il cubo si ingrandirà ragazzi. Come vedete anche le luci diventeranno più intense, non sappiamo quando inizierà la crescita di questo cubo, ma sappiamo che è questione di poco ragazzi. Incredibile, abbiamo anche le... no, non abbiamo le sottocartelle, pensavo di averle inserite e invece le ho tolte. Quindi ragazzi, allucinante, il cubo crescerà. Che cosa farà secondo voi questo cubo? Ditemelo qua ragazzi nei commenti, insieme alla vostra skin, alla vostro oggetto preferito del pass battaglia della season numero 6. Io vi ricordo ragazzi, se vi è piaciuto questo video, di lasciare un bel like, mi raccomando di iscrivervi al canale e di rimanere sempre aggiornati attivando la campanella. Noi ci vediamo in live, ciao!